che qualora ci fosse stata la condanna da parte dell'antitrust, questi cittadini fossero garantiti nel non dover pagare queste cifre e fosse restituita loro le somme pagate nel frattempo. Abbiamo presentato una proposta di legge, sono passati 8 mesi, il governo si decide a fare qualcosa, anche a fare un decreto, noi siamo disponibili a votarlo. Fate qualcosa perché nel frattempo ci sono famiglie in ginocchio che sono in difficoltà perché pagano per queste pratiche giudicate scorrette dall'autorità antitrust. Grazie. Grazie collega Baldelli. Adesso il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ha facoltà di rispondere. Prego. Ricordo in primo luogo che laddove siano accertate pratiche commerciali scorrette o la mancata adozione di misure che attenuino l'impatto delle cosiddette maxi bollette, l'autorità garante per la concorrenza e per il mercato e l'autorità per l'energia provvedono a erogare le corrispondenti sanzioni, come citato e come accaduto nei casi inseriti nell'interrogazione. Il quadro normativo e regolatorio esistente fornisce già svariati strumenti a tutela del consumatore. Nei casi di specie, a non effettuare il pagamento o ottenere il rimborso di quanto già versato ma non dovuto. Disposizioni in materia di reclami e procedure di conciliazione sono previste dal quadro regolatorio vigente e potrebbero essere messe in atto anche in questi casi. Ulteriori misure, in particolare in relazione alla promozione delle autoletture per prevenire fatturazioni scorrette, sono attualmente oggetto di consultazioni aperte dall'Autorità per l'Energia, alle quali faranno seguito nelle prossime settimane i relativi provvedimenti. Inoltre, come ricordato anche dall'onorevole interrogante, presso il Ministero dello Sviluppo Economico si sono svolti i lavori del tavolo Maxi Bollette, con la partecipazione delle autorità competenti e delle principali organizzazioni degli operatori, delle piccole e medie imprese e il Consiglio Nazionale di Consumatori e Utenti. In esito a tale tavolo sono state proposte una serie di misure che troveranno attuazione nelle prossime settimane. In particolare è stata prevista l'adozione di modifiche normative finalizzate a rendere più stringenti gli obblighi di fatturazione sulla base dei dati di consumo effettivo, anche attraverso una regolazione più stringente per quanto concerne la disciplina degli indennizi a favore dei consumatori e l'utilizzo delle autoletture. Sullo stesso tema è stato acquisito l'impegno degli operatori a stimolare il ricorso a tale pratica in caso di indisponibilità del dato di misura reale. Il rafforzamento delle tutele dei consumatori rientra poi tra le priorità del Governo in funzione dell'obiettivo della completa liberalizzazione dei mercati retail dell'energia elettrica e del gas perseguito dal DDL concorrenza, già approvato dalla Camera e attualmente in discussione al Senato. Un apposito emendamento presentato dai relatori e già approvato al DDL concorrenza saranno previsti obblighi di rateizzazione a favore dei clienti finali nel caso di maxi bollette derivanti da ritardi non imputabili al cliente con forme di corresponsabilizzazione dei distributori. Grazie. Grazie a lei Ministro. Facoltà di replicare il deputato Baldelli. Prego. La ringrazio Presidente Di Maio. Lo leggo perché così il Ministro ne prende contezza. Questo è il testo della mozione approvata col parere favorevole del Governo. Ad intervenire per quanto di competenza, anche eventualmente a livello legislativo, stabilendo che nel caso in cui le autorità competenti ravvisino comportamenti illegittimi da parte dei gestori di servizi, e questo è il caso, i consumatori coinvolti non siano obbligati al pagamento dei conguagli considerati errati o delle fatture basate su consumi stimati per le quali il cliente abbia già comunicato i dati sull'autolettura o questi siano stati teleletti, ovvero ricevano tempestivamente il rimborso delle somme eventualmente